L'EPK Sabrini si parte con Barber, Mesicek, Randall e Lalan. Parte con Barber, Mesicek, Tepic, Randall e Lalan. Risponde la Germani Brescia con Luca Vitali, Moore, Landry, Michele Vitali e Hunt. Parte forte Brescia con i canestri di Landry. Hunt, a cui rispondono Randall e Lalan e Mesicek. 7 pari con 6 e 50 da giocare. Luca Vitali la mette da 3, risponde Tepic per i 10 pari, con 5 minuti e 18 al termine del primo quarto. Landry ancora a canestro e poi Hunt da sotto. 10-14 per gli ospiti. Lalan prima va a canestro con fallo e poi realizza in tap-in. 15-16 con 3 minuti e 21 ancora da giocare al termine della prima frazione. Randall da sotto che porta in vantaggio i suoi, 17-14. Time out per Brescia con 3 minuti e 36 da giocare. Ci pensa Moss ad impattare nuovamente con una tripla. Con 2:33 da giocare, Sacchetti mette nella tripla del 17-20 e Randall risponde da sotto. Vitali mette un libero e Moss segna da sotto. Brinisi 20, Brescia 23 alla chiusura del primo quarto. Moss continua a fare il cecchino e trova un canestro della media. Risponde Tepic da sotto e Moss, immarcabile, realizza ancora della media. 22-29 con 8:22 all'intervallo da giocare. Ancora Moss da 3 per il massimo vantaggio ospite, 22-32. Time out per Brinisi con 7 primi e 44 da giocare all'intervallo lungo. Giuri mette la tripla, 25-32. Donzelli e Mesicek entrano per Randall e Barber. Mesicek va a canestro, Brinisi 27-32 Brescia con 5:22 da giocare. Michele Vitale realizza dalla media e Tepic mette una tripla, 30-34. Donzelli assist per Tepic, Brinisi 32. Brescia 34. Michele Vitali mette la tripla e allunga nuovamente per gli ospiti, 32-37. Hunt commette fallo in attacco, il suo terzo. Protesta e si becca anche un tecnico. Brinisi 32, Brescia 39, con 3 minuti e 44 da giocare all'intervallo. Tepic trova la retina ospite, risponde Luca Vitali da 3 e poi Landry da sotto. E gli ospiti allungano ancora, 33-43, con 2:33 da giocare. Rientrano Sachs per Tepic e Randall per Mesicek. Quest'ultimo realizza da sotto, 35-43, con 1:44 da giocare. Mesicek da 3. E Moss da 3, allunga ancora il divario. 38-46. Moss mette un libero e Suggs realizza da sotto. 40-47 all'intervallo lungo. Nel terzo quarto Lalan realizza da sotto, Landry risponde dalla media, Randall in penetrazione trova canestro più fallo e accorcia per i padroni di casa. Brinisi 44, Brescia 49, con 8:26 da giocare nella terza frazione. Landry ancora a segno della media, 44-51, e Moore ruba, va a canestro in contropiede allungando nuovamente per gli ospiti. Epicasa 44, Germani Brescia 53. Dell'Agnello chiama timeout con 7:43 da giocare. Giuri entra per Randall, Lalan sbaglia da sotto e commette il suo terzo fallo a rimbalzo e Sachs per Mesicek. Luca Vitali mette la tripla, 44-56, Lalan converte due liberi, 46-56 con 5:18 al termine della terza frazione di gioco. Barber si invola in contropiede e realizza, 48-56, e poi mette un libero nell'azione successiva, 49-56 con 4:21 da giocare. Moore mette la tripla e Brescia riallunga ancora sul più 10, 49-59. Brinisi subisce molto dall'arco e spreca tanto in attacco, anche per merito della difesa lombarda, che non lascia varchi con una difesa a zona matchup ai tiratori e penetratori bianco-azzurri. Randall realizza da sotto, 61, Brinisi 61, Brescia 63. Così si chiude il terzo quarto. Busciati realizza da sotto e Brescia allunga ancora. Giuri dalla media accorcia, ma Landry è on fire e realizza ancora. Brinisi 63, Brescia 68. Brinisi ha poca lucidità in attacco e non riesce a realizzare possessi che possano farla rientrare per ben 5 volte consecutive. Brescia ne approfitta per allungare, time out per Dell'Agnello. Tornati in campo, Landry segna ancora della media e poi Randall da sotto. 6-5-7-2 per gli ospiti, con 5 minuti e 42 da giocare al termine della gara. Mesicek realizza in penetrazione, 67-72, e il time out questa volta lo chiama Diana, con 5 prime e 24 da giocare. Lalan realizza da sotto e Luca Vitali risponde ancora da sotto. Brinisi 69, Brescia 74, con 1 minuto e 11 secondi da giocare al termine dell'incontro. Brinisi non concretizza in attacco due volte con Randall, prima con tiro sbagliato e poi con la stoppata
e Moss per due volte chiude la contesa con due canestri consecutivi da sotto. Termina la gara, Epicasa 69, Germani Leonessa Brescia 78. Thank you.